Ed ecco che allora questa sera ancora vivremo questa serata di Caris. Grazia piena, vita in abbondanza. Grazia piena, vita in abbondanza, grazie Gesù. Gesù ci ha detto: io sono venuto perché voi abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. In questi giorni viene letto il Vangelo di Giovanni dove c'è questa citazione e tante volte sentiamo tante cose ma non le viviamo. Non le viviamo perché poi non andiamo a fondo di queste cose, non restiamo magari in preghiera, le leggiamo superficialmente. E allora chiediamo questa sera ancora che il Signore ci faccia sperimentare la caris, la grazia piena vita in abbondanza. Nonostante questo argomento molto tosto, molto più da quaresima sembrerebbe, ma non vi preoccupate. Sono convinto che a un certo punto vi piacerà questa cosa e sarete illuminati dallo Spirito Santo e così riusciremo a sconfiggere il nemico e wow, godremo di questa grazia di Dio. Vi ripeto ancora una volta che facciamo una lettura del Vangelo non moralistica, non accusatoria nei confronti di nessuno, ma noi leggiamo la parola affinché la parola ci riveli dove siamo, come siamo, in che situazione stiamo vivendo, affinché la grazia di Dio possa agire. La felice notizia, la lieta novella, mentre leggiamo il Vangelo di Marco, deve agire nella nostra esistenza. Come disse Gesù, io non sono venuto a condannare, ma a salvare. Ma chi non mi accoglie, chi non accoglie le mie parole, è già condannato. E allora, Spirito Santo, rivelaci la parola di Dio ancora in questa serata e che il nostro cuore possa accoglierla. Bene, questa sera vedremo allora, siamo alla quarta tappa, il deserto e le tentazioni. Marco 1, versetti 12 e 13, solamente due versetti. Nella lettura però sentiremo anche il battesimo che abbiamo visto la scorsa volta, vi ricordate? Doveva esserci la scorsa volta il battesimo e le tentazioni. Poi ci siamo soffermati molto di più sul battesimo la scorsa volta, su quelle parole di grazia. Tu sei il mio figlio prediletto, in te ho posto il mio compiacimento e abbiamo pregato perché io e te siamo questi figli nel figlio e dobbiamo assolutamente sperimentare questa grazia, soprattutto in questi tempi così oscuri. Dove chi non ha fede soccombe. Abbiamo bisogno di credere in questa cosa che Dio dice a me e Dio dice a te. E dopo questo, che cosa succede? Beh, lo vedremo questa sera. Allora aprite le vostre Bibbie ancora al capitolo 1 di Marco e rileggiamo qualche versetto prima, mi sembra dall'8 al 13. Marco capitolo 1 versetti dal 9 al 13. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ed eccoci qua. Qualche anno fa avevamo fatto questo percorso, Destinati alla Gloria. Sempre era stato un cammino Caris che trovate sul nostro sito www.crocifissorisorto.it, il CR Shop audio, e solamente è un audio, e ci sono 5-6 tappe, ve lo ricorderò poi ancora alla fine. Ebbene, noi siamo destinati alla gloria, siamo destinati alla gloria, siamo destinati alla vita piena, siamo destinati a testimoniare, come dice la Madonna anche a Medjugorje, a testimoniare il cielo, a testimoniare Cristo, a essere gioiosi, a essere pieni di Dio, a trasudare Dio. Ebbene, la scorsa volta abbiamo appunto visto il battesimo ed ecco che la grazia dello Spirito Santo scende su Gesù Cristo. Io e te siamo stati battezzati, almeno sei stato battezzato? Sei battezzata? Bene, si vede? Si sente? Si tocca? I sacramenti
li trasudiamo, escono da noi. Noi dobbiamo essere grandemente benedetti, dico sempre, per diventare benedizione per tanto altro. Dobbiamo lasciare l'impronta cristiana nella nostra vita. Un giorno, quando faranno il nostro funerale, devono dire bene di noi. Non tutti, eh. Non il diavolo dovrà dire bene, questo non dirà mai del bene. Però molti dovranno venire al nostro funerale perché sono stati toccati dalla grazia di Dio attraverso me, attraverso te, attraverso noi. Voi sapete che il sacramento del battesimo e della cresima sono sacramenti missionari, quindi non sono per noi per farci star bene, ma per diventare cristiani e quindi missionari. In particolare la nostra cresima. Ma dopo la nostra cresima, per qualcuno c'è l'ordinazione, allora diciamo, e beh, loro hanno scelto di essere sacerdoti. Ma anche il sacramento del matrimonio, nel sacramento del matrimonio è insita la chiamata di evangelizzazione. La famiglia deve evangelizzare, se non lo fa è una famiglia morta, è una famiglia naturale e non soprannaturale. A che cosa serve il sacramento? Appunto, a che serve il sacramento del matrimonio? Se non a diventare testimoni del cielo. Gesù riceve l'abbondanza dello Spirito Santo anche io e te. Molte volte poi questo sacramento ce lo siamo dimenticati ed ecco che Dio si è reinventato a partire dal febbraio 1967 si è reinventato l'effusione dello Spirito, o battesimo nello Spirito Santo, così chiamato anche da Padre Raniero Cantalamessa, da Papa Francesco e da tanti altri. Ebbene, questo battesimo nello Spirito Santo, ecco che ci fa riprendere comunione con Dio attraverso questa effusione dello Spirito Santo. Bene, molti hanno ricevuto la preghiera di effusione dello Spirito Santo, e mo? E dopo? Che cosa succede? Abbiamo sentito la lettura, il battesimo e poi due versetti, 12 e 13, ve li rileggo. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. E nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Molto, molto stringato. Marco dice l'essenziale, abbiamo detto. Avevamo iniziato con la prima tappa spiegando che Marco è il primo Vangelo scritto, è il più corto, è quello forse anche un po' più originale, potremmo dire così, perché è Pietro stesso che racconta molte cose a Marco e Marco le scrive. In questo racconto quindi non ci sono tanti fronzoli, ma soprattutto in Marco c'è quello che Gesù fa e lo vedremo poi anche andando avanti. Dalla prossima volta ci sarà la predicazione e poi inizieremo con i miracoli. Oh, l'opera di Dio. Gesù risorto, vivo e operante. Ah, ci divertiremo. Lieta novella, felice notizia. Gloria a Dio. Ma anche oggi è subito, dopo il battesimo c'è scritto è subito. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Noi ci aspetteremo che subito, pieni di Spirito Santo, pieni dell'energia data dal battesimo, abbiamo fatto un'esperienza magari regionale, abbiamo fatto un'esperienza a Medjugorje, abbiamo fatto un'esperienza in un gruppo, molti hanno fatto esperienza alle nostre serate, soprattutto quando le facevamo anche dal vivo. Mi ricordo quanti riposi nello spirito, quanta potenza, quante a volte all'inizio, soprattutto quando invocavo lo Spirito Santo, dicevo: Vieni Spirito Santo, c'erano delle manifestazioni anche diaboliche, perché il diavolo non riesce più a rimanere nascosto e veniva a galla con a volte anche urla, manifestazioni e cose del genere. Un gran rumore, una grande presenza. Poi piano piano ho iniziato a dire: Madonnina, tieni un po' in silenzio questi spiriti. Ebbene, noi ci aspetteremmo che, pieni di energia data dal battesimo, Gesù partisse subito con grandi prodigi. E sì, vai a Medjugorje.
senti la presenza di Dio, la Madonna, piangi, fai questo, fai quello, vai a confessarti. È fusione di spirito, perché là avvengono senza sapere che sono delle fusioni di spirito. Torni e quindi la prima cosa che pensi è: wow, spacco un mondo. Ma che cosa succede? Dopo l'effusione dello spirito c'è bisogno ancora un po' di crescere. Non parte subito con i prodigi, ma ha un bisogno che ha l'essere umano, perché Cristo, vero Dio ma vero uomo, incarna proprio quello che deve essere l'immagine dell'essere umano di me e di te. Dopo l'effusione anche emotiva dello Spirito Santo, dopo il sapere e sentirsi, vi ricordate, il sapere e sentirsi amati, beh, c'è la crescita, c'è bisogno di radicarsi in Cristo, per Cristo radicarsi nel Padre, in Dio. Ebbene, lo Spirito Santo, dice, subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Lo Spirito Santo, che è anche la sapienza di Dio, lo porta nel luogo della purificazione. Addirittura una traduzione dice lo scaraventa, proprio forza, spingeli. Lo spinge in che luogo? Il deserto è stato un luogo fisico per Gesù, ma per noi è un luogo spirituale. È il luogo per eccellenza dove fare chiarezza, dove far emergere tutto quello che è dentro di noi, soprattutto del nostro passato, ma quello che è dentro di noi nel presente, quello che è fuori, dentro. Questo deserto dove si trova Gesù, dove ci possiamo trovare io e te, è un luogo di svelamento. Vengono svelate tante cose. Lo Spirito Santo ci rivela Cristo. Nel deserto c'è una svelamento di noi, di quello che è dentro di noi, anche le nostre fragilità e tante altre cose che di solito teniamo molto nascoste per paura. Ma in quel luogo tanto non c'è nessuno, ci siamo noi, c'è il deserto, c'è qualche serpente, c'è qualche scarafaggio, c'è qualche bestie selvatiche che abbiamo sentito, ci sono solo queste cose, e quindi possono venire fuori tante cose. È un luogo dove fare chiarezza, dove far emergere quindi tante cose. È il luogo anche della scelta, o con Dio o contro Dio. Ma come contro Dio? No, beh, o con Dio o mettiamo dall'altra parte. Gesù disse: se non siete con me siete contro di me, se non raccogliete disperdete. Quindi diremmo: ma con quello che ho sentito in quella serata, con quello che ho sentito a Međugorje, con quello che ho sentito, sicuramente ho scelto Dio. Nada, non per forza. Non per forza abbiamo scelto Cristo. È Lui che ci ha scelti. E poi dice: e vi ho costituiti. Ecco, non siamo ancora stati costituiti solamente perché abbiamo sentito lo Spirito Santo, solamente perché magari siamo stati anche guariti. Io ho sperimentato varie guarigioni all'inizio, ma non è detto che hai scelto Cristo. Vedi i 10 lebbrosi guariti, uno solo torna indietro e dice grazie. Beh, quello ha scelto Cristo. Gli altri sono ritornati nel mondo guariti, ma forse senza scegliere Cristo. Io e te abbiamo quindi bisogno di scegliere Cristo per chiamarci cristiani. I fedeli che erano in piazza San Pietro, beh, vediamo se sono fedeli. E come facciamo a sapere se sono fedeli? Facciamoli passare nel crogiolo del deserto, nel crogiolo del dolore, del deserto. Passiamo il deserto e dall'altra parte ne uscirà il fedele. Dall'altra parte uscirà chi è fedele, non sicuramente gli emotivi. Gli emotivi si perdono nel deserto. Scegliere Cristo a qualunque costo. E il deserto ci aiuta proprio a sviluppare una scelta radicale. Esistono le emozioni? Sì. Sono forti le emozioni nell'essere umano? Sì. Ci fanno decidere delle cose? Urca! Tante cose che noi decidiamo sono grazie o disgrazie, grazie alle emozioni, sono conseguenza delle emozioni. Ah, provavo questo per quella ragazza e poi mi sono sposato e adesso non l'amo più e quindi mi sono separato. No, tu non è che l'amavi,
tu ne godevi solo di quello che provavi per lei. Tu non l'hai mai amata. Ecco che quindi le emozioni sono molto forti. Prima di sposarsi bisognerebbe passare un fantastico e terribile deserto come coppia. Così magari non arrivi neanche al matrimonio. Meglio prima che dopo, no? Le emozioni sono forti, tantissimo. Sono belle. Ce ne sono anche altre di brutte. Di sicuro le emozioni ti fanno decidere tante cose. Ecco quindi la soluzione, il deserto, per non prendere la via sbagliata della vita a causa di emozioni che ci porterebbe poi verso il fallimento. E qual è la soluzione? Il deserto, il deserto, il deserto, il deserto. Dillo con me, deserto, deserto, deserto. Il deserto. Il nemico ci vorrebbe portare nel deserto? Nada, nisba, no. Perché? Perché verrebbe fuori quello che siamo. Il nemico, menzognero fin dall'inizio, vuole continuare a mentire, dire ma no, ma siete anche bravi, ma non vi preoccupate, avete fatto questa esperienza fortissima, adesso fai quello che vuoi, vai avanti. Vai, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare di Cristo. Il nemico vorrebbe che io e te ci realizziamo, ci esaltiamo nell'egocentrismo, nelle emozioni. Ma Dio dice no, lo Spirito Santo ci guida, ci conduce, ci scaraventa nel luogo della verifica. Il nemico vuole fingere, farci fingere una vita cristiana, Cristo vuole una vera vita cristiana. Solo dopo il deserto possiamo entrare nella terra promessa, lo sapete? Egitto, deserto, terra promessa. Chi entra nella terra promessa, chi sa passare il deserto. Gli altri muoiono prima. Nel deserto quindi viene fuori di tutto e magari così scopriamo la nostra vera vocazione. Ah, io sento, io passa il deserto e vediamo cosa è rimasto nel tuo cuore. Dopo scopri chi sei veramente e di conseguenza non dovrai neanche più chiedere Dio realizzami, perché quello che rimane dopo automaticamente attira la realizzazione. Capito, mi hai? Tu che stai attendendo qualcosa? Passa il deserto aiutato da Maria, da San Giuseppe, facciamoci aiutare dai santi e passiamo dall'altra parte il più presto possibile e vedrete e vedremo che automaticamente le cose ci si realizzeranno nella nostra vita. Nel deserto viene di tutto fuori e lì o scappiamo o attacchiamo o guariamo e veniamo liberati. Ve lo ripeto, o scappiamo, i serpenti, guarda come sono fatto, no, ho paura, via, e continuiamo a drogarci di emozioni, di televisione, di fake news, di varie cose, niente, no, non mi piace, preferisco stare come sono, non ho voglia di mettermi in gioco. Gesù disse, vuoi guarire? Ma sai, non ho nessuno che mi immerga, no? Grazie a Dio, quella volta Gesù, si parla del Vangelo di Giovanni, immerse in lui stesso quell'uomo che era paralitico lì alla piscina di Bezzaida, e altrimenti era ancora lì a scappare. Questo, o scappiamo nel deserto o attacchiamo ancora di più gli altri perché viene fuori qualcosa che non ci piace, e allora no, è colpa della mia famiglia, è colpa di mio papà, è colpa di mia mamma, è colpa dei politici, è colpa di questo, è colpa di su, è colpa di giù, è colpa. E così almeno tu non cambi e non fai una vera esperienza di Cristo, non passi dall'altra parte. Oppure la terza chance, quindi o scappiamo o attacchiamo o c'è la guarigione. Sì, cari fratelli e sorelle, uno che ha scelto Cristo veramente ha passato anche la guarigione, la liberazione, la purificazione, la piena salvezza. E allora poi è radicato in Cristo. Subito lo spirito lo sospinse nel deserto. Versetto 13: e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Dopo la presenza divina in noi, figlio mio prediletto, Gesù, confido in te. Grazie Gesù che mi ami. Grazie Padre che sono tuo figlio prediletto. Bene, giusto tutto questo, ma dopo aver fatto esperienza
ecco che veniamo condotti nel deserto e lì c'è la tentazione. Abbiamo bisogno di dire di no al nemico, qui descritto come Satana. Abbiamo bisogno di dire di no alla superficialità, a un mondo corrotto. Abbiamo bisogno di dire di no a tutto quello che oscura la nostra vera, la nostra vera dignità, il nostro vero esistere. Guardate che essere cristiano è la cosa più bella che può succedere, perché il vero cristiano è vero, una persona vera, è una persona completa, è una persona che ha le tre dimensioni spirituale, psichica e corporale, somatica, diciamo equilibrate. Che bello, il vero cristiano è bello. Ma per arrivare lì c'è bisogno di questo deserto, di queste tentazioni. Lo Spirito Santo, abbiamo detto, che conduce Gesù nel deserto. Il compito dello Spirito Santo, dopo l'effusione, è di guidarci alla realizzazione. Cosa vuole fare lo Spirito Santo? Dillo con me. Vuole realizzarmi. Cioè, io e te siamo stati creati per essere felici. Avete letto tutti il mio libretto? Vorrei vederti felice? Se non avete comprato il libro cartaceo, c'è l'ebook. Vorrei vederti felice. Che profezia che mi diede il Signore. A volte me la rileggo. E quante volte capisco che non sono felice perché non credo abbastanza in Dio, non obbedisco a Dio. Dio ci vuole felici. E qualcuno di noi dice, ma allora basterebbe che mi desse un moroso, basterebbe che mi desse un figlio, basterebbe che mi desse dei soldi, basterebbe che mi desse un lavoro. Io e te siamo stati creati per essere felici. Siamo felici quando? Quando amiamo pienamente. E chi è la persona che ama pienamente? La persona santa. Il vero santo ama e quindi è felice, felice pienamente. Ed ecco che lo Spirito Santo viene e ci fa passare attraverso il deserto per poi portarci a diventare vere persone capaci di amare nella santità e quindi di essere felici. Appena il nemico vede che lo Spirito Santo ci sta conducendo su questa via, ecco che allora cerca di attaccarci. Allora, noi facciamo l'esperienza magari di una grande effusione e vorremmo subito dopo, che bello, allora trovo un moroso, trovo questo, trovo su, trovo giù, lavoro, su, giù, sarò felice, emozioni. Lo Spirito Santo che sa che deve, Spirito Santo, deve santificarci, deve portarci a diventare veri, inizia a guidarci verso il deserto. Il nemico, se riesce, interviene prima. Cerca di farci godere ancora altre cose, magari anche spirituali, per non andare nel deserto, perché nel deserto poi iniziamo a diventare più veri. Ecco che allora lo Spirito Santo ci guida nel deserto, iniziamo a diventare un po' più veri, ed ecco che allora il nemico dice no, se Massimo diventa vero mi crea problemi. Sì, se Massimo diventa un po' santo, poi Dio lo usa per salvare delle anime. Lui diventerà come Cristo, io Cristo non lo sopporto, e quindi non sopporto Massimo, non sopporto il fratello, non sopporto quelli che diventano come Cristo cristiani, non li sopporto. E allora cosa devo fare, dice Satana? Non devo cercare di farlo diventare quello che deve diventare, cercherò di rovinargli la vita. Cercherò di rovinargli la vita. E allora cosa fa il nemico? Ci fa qualcosa di brutto? No, cerca di farci qualcosa di bello. Yes! Cerca di farci qualcosa di bello. Ecco che inizia la guerra dentro e fuori di noi, soprattutto dentro, alcune volte anche fuori. Dio ci vuole condurre nella terra promessa, passando per il deserto, terra promessa persa dal giardino dell'Eden, ma il nemico vuole farci smarrire la strada, no? Se entra nella terra promessa, poi conquista la terra promessa, mi porta via delle anime, diventerà felice, diventerà... No.
No, no, il nemico vuole farci marire la strada, non ci vuole felici, ci vuole falliti come lui stesso. Gesù ci vuole realizzati come lui, nell'amore e nella santità, il diavolo ci vuole falliti come lui, distanti da Dio, staccati da Dio. E quanto dura questo momento del deserto? Quanto dura questo momento del combattimento? 40 giorni. 40 giorni. Ah, dopo il 41esimo, il 40 è un tempo necessario, 40 è un tempo, un briciolo un pochettino lungo, ma è anche un tempo necessario per fare un'esperienza prima di un cambiamento. Il 40 è proprio quel numero che dice: hai iniziato così, quando sono 40 tu sei diverso, hai fatto un'esperienza. È il tempo necessario per la verifica, è il tempo necessario per un cambiamento, il tempo che il popolo di Dio è stato nel deserto per maturare, per prendere coscienza del Dio che lo guidava, per poi entrare nella terra promessa. È il tempo in cui Dio vuole formarci un cuore umile. Perché? Perché vuole renderci umili? Beh, perché l'umile non può più essere toccato dal maligno. Perché l'umile è quello come Maria in piena comunione con Dio e che ottiene qualunque cosa. Ma perché ottiene qualunque cosa? Perché la sua umiltà l'ha portato a conoscere Dio, e quindi qualunque cosa chiede, la chiede umilmente, nel modo giusto, cioè non ti prego Signore di darmi quella cosa. No, no, la persona umile sa qual è la cosa giusta, perché passando nel deserto ha sperimentato varie cose, essendo stato purificato di tante cose, ha le idee chiare. Quindi Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo questo, ti chiediamo quello, eh? La persona umile è quella che fa danni al nemico. È quello che porta via delle anime, è quello che sconfigge il nemico, è quello che diventa santo. Ecco che quindi 40 giorni sono il tempo per formarci un cuore umile. Nella terra promessa il cuore umile è quello che continuerà a vincere e non si smarrisce più. Qui dice solamente che venne tentato da Satana e nient'altro. Voi sapete che gli altri due evangelisti, Matteo e Luca, parlano delle tre tentazioni, quindi io adesso ve le dico, ma proprio velocemente, per darci un po' un'idea di come sono state quelle tentazioni. Qui parla proprio solo tentato da Satana, Satana l'accusatore, e basta. Quindi, noi potremmo dire: che cos'è la tentazione? Che cos'è la tentazione? Non guardiamola. Non guardiamola sotto forma appunto di... Non dobbiamo vedere la parola tentazione come un'invenzione, sai, della Chiesa per tenerci buoni, per... No, no, l'ha inventata Dio, anzi, la tentazione l'ha inventata il maligno. Per fare che cosa? Per rovinarci la vita. Tentazione uguale il diavolo che prova a rovinarci la vita, semplicemente. Dio ci vuole felici? Sì, realizzando la nostra vita, facendoci diventare capaci di amare in modo santo. Perfetto. Il nemico, arrabbiato per questa cosa, dice: no, Massimo, lo voglio rovinare. Come posso fare per rovinarlo, visto che assomiglia sempre di più a Dio? Magari, spererei, spero proprio che il diavolo mi attacchi. No, non sia mai. Sì, chi non viene attaccato dal maligno, non sto parlando di fatture, malocchi, di possessioni, di cose del genere. No, no, sto parlando della cosa base che il cristiano deve sperimentare se fa una via giusta: la tentazione. Se il diavolo mi tenta, è perché sto andando verso la terra promessa, sto diventando quello che devo diventare, sarò sempre più glorioso, nel senso sempre più pieno di Gesù Cristo. Bene. Mentre faccio questo cammino, il diavolo dice no, e può provare, come dicono gli altri due evangelisti sinottici, con tre tipi di tentazioni. Lo ricordate? Di a queste pietre che diventino pane. Bene, la prima tentazione è cercare di soddisfare i nostri bisogni, i nostri cinque bisogni. Avevo fatto uno studio sulla piramide di Maslow, sui bisogni, diciamo, dove non è solo il cibo, ma è anche l'affetto, la stima, la sicurezza, la realizzazione e così via. Noi abbiamo dei bisogni. Ebbene, il diavolo dice: realizzati a tutti i costi,
senza Dio, a tutti i costi. Non guardare Dio, anche se passi sopra gli altri, anche se fregatene di Dio e del resto. Tu realizzati. Questa è la prima tentazione. Seconda tentazione: ti darò tutto. La seconda tentazione, abbiamo la tentazione di tenere sotto controllo, avere potere sulle cose, avere potere sul tempo, avere potere sulle persone. Che bello è questo potere. Oh, i decreti fatti da alcuni nostri politici. Beh, non è la tentazione di controllare tutto e tutti? Abbiamo saputo che qualche nostro governante, qualche nostro politico ha avuto grandi problemi da bambino. E a quanto pare adesso, sotto tentazione, lo si vede in faccia, lo si vede che fa delle cose per avere controllo. C'hai un ruolo, cerchi di tenere sotto controllo gli altri al posto di amarli. Ti darò tutto. Il diavolo gli ha detto a qualcuno: ti do il potere di fare uscire o non uscire le persone da casa, ti do il potere. Wow! Mi sento Dio e ti darò tutto. Il problema è che è il diavolo averti detto questo. E se tu ci sei cascato, non sei più sotto controllo di Dio, ma il diavolo che ti controlla mentre tu pensi di controllare le persone. La fede ci porta a essere, tra virgolette, controllati, guidati da Dio. La provvidenza e la sapienza che ci guida. Invece la tentazione del maligno è: controlla tu. Fidati. Fidati di me, dice Dio. Maria dice: amen, avvenga in me la tua parola, mi fido di te. No, dice Massimo, no, io voglio tutte le sicurezze. Dirò amen solo se prima mi dici che tutto va bene. Mi devi mettere il cartello sulla promessa, andrà tutto bene. Ti fidi o non ti fidi? Il diavolo ti dice: non ti preoccupare, ti dico io tutto, realizzerò la tua vita, ti do il potere, ti do. E io voglio essere il controllore di ogni cosa. E anche delle persone. Ecco la tentazione. Gesù dice: mi fido del Padre anche se. Terza tentazione. Ah, tenta anche Dio, dai. Visto che sei il figlio di Dio, tenta Dio, gettati, fai tanto. Dio è costretto a benedirti, costretto. Cioè, dopo tenere sotto controllo tutto e tutti, vogliamo tenere sotto controllo anche Dio. Sotto suggerimento diabolico, per far fare a Dio i nostri loschi progetti, i nostri, dico sempre, porci comodi, dal figlio al prodigo e dalla tentazione di non scomodarci, di non uscire dalla nostra area di comfort. Tentare Dio. Ah, Dio, se mi ama, deve fare questo, deve fare quello. Dio c'entra nella tua vita? Sì, c'entra, ma solo se la pensa come me. Dio deve essere a mia immagine e somiglianza. Dio deve fare quello che dico io. Deve essere disponibile alle mie esigenze. Tutto subito, subito.it, subito.it, Dio.me stesso devi fare. Questa è la tentazione. Se Dio mi ama, allora deve fare questo, altrimenti me ne andrò. Beh, in questo modo si evita, non dire Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Chi cede a questa terza tentazione non rimane più figlio, non rimane figlio di Dio, dicendo: sia fatta la tua volontà, mio cibo è fare la volontà, la tua volontà, la sua volontà, dice il salmista e ripeterà Gesù. Ecco quindi le tre tentazioni che ci portano appunto fuori dalla grazia di Dio, disgraziati. Perdiamo noi stessi, perdiamo la lucidità, perdiamo il controllo, perdiamo quello che siamo. Non entriamo nella terra promessa. A volte ritorniamo di nuovo anche indietro, dal deserto, le cipolle d'Egitto, torniamo in Egitto e come disse Gesù, c'è un miracolo, quello in Giovanni che vi ho detto prima, quando Gesù darà di poter camminare a quell'uomo, gli dirà: ora non peccare più senza che ti accada qualcosa di peggio. Quando uno cade nella tentazione dopo essere stato liberato e torna indietro, dice Gesù stesso che ti può succedere qualcosa di peggio. Nel deserto c'è una liberazione, chiediamo
chiediamo a volte, vado dall'esorcista perché mi liberi, perché voglio star bene. Bene, va bene, però ricordi che devi fare un cammino, attenzione alle tentazioni. Perché? Perché dice che uno spirito cacciato dall'esorcista o da un cammino o da un carismatico o da qualcuno o da una preghiera di lode, perché anche la preghiera di lode caccia gli spiriti, ebbene dopo quello dice cercherà di ritornare con altri sette. E se trova la sua casa spazzata e adorna, cioè se non fa un cammino di discepolato, se non fa un bel cammino, se non segue il crocifisso risorto, dice quello prende altri sette per mano, ritornano e quella situazione diventa molto peggio di quella di prima. C'è una coltivazione di spiriti dopo in casa tua, con tutti i frutti. Con tutti i frutti di morte che possono esserci. Bene, allora, ecco che cosa sono le tentazioni. Farci uscire dalla strada Gesù, via, verità e vita. E queste tre tentazioni descritte in Luca e in Matteo vanno fuori. Marco abbiamo sentito che dice solo, rimase per 40 giorni tentato. Una box contro le tentazioni. Adesso voglio farvi ancora leggere questa cosa. Una cosa un po' nuova, penso. Matteo capitolo 7, versetto 13. Cosa dice Matteo capitolo 7, versetto 13? Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Entrate per la porta stretta. Oh, che brutta questa cosa! Ma Massimo, non abbiamo iniziato un cammino, vediamo se ci siete ancora tutti. Sì, dai, sui 200 ci siamo sempre. Qualcuno in meno della scorsa volta, forse perché sapeva che c'era il deserto questa sera e le tentazioni hanno detto: no, tanto le conosco già. Bravo, è proprio quello che invece ci serve. E c'è una lieta novella, certo, la sentirete dopo. Entrate per la porta stretta. Larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che vi entrano. Molti sono quelli che staranno molto male. Molti saranno quelli che non realizzeranno la propria vita. Molti saranno quelli che non scopriranno mai il perché sono nati. Non diventeranno felici. Perché hanno ceduto alla tentazione e hanno preso la via della perdizione. Perdere. 2-0 per il nemico. Palla al centro, no, no, fuori dalla grazia. Allora, tre cose che dobbiamo imparare sulle tentazioni. Questo va al di là del lato spirituale. Questo, e vi farò poi un esempio. Vi ho scritto qui sotto, avete letto, la tentazione è facile, precisa e pratica. Facile, precisa e pratica. La tentazione è facile, non devi sudartela. Se dovessi troppo sudartela non sarebbe più un piacere, una tentazione. La tentazione è precisa, altrimenti non sapresti bene che cosa fare. Con la tentazione non perdi tempo molto a capire qual è la tentazione, qual è la via. No, no, è abbastanza precisa. La tentazione è pratica, molto fattibile davanti a te. Potremmo dire è pratica e immediata. Vi faccio un esempio, questo può veramente servire, può servirci per capire se ci vogliamo bene o non ci vogliamo bene. Per stare bene hai bisogno di fare palestra. Vi sto facendo un esempio, eh. Per stare bene hai bisogno di fare una dieta, hai bisogno di fare una palestra, per stare bene abbiamo bisogno di un'ora di preghiera tutti i giorni, per stare bene ci sono delle cose che dovremmo fare. La porta stretta. Bene, allora dico, ok, per stare bene, per tenermi un po' il fisico in forma, per non mettere su troppi chiletti, per sudare un pochettino, smaltire le cose, le brutte cose che possono esserci nel mio corpo, mi fa bene sudare, mi fa bene muovermi, e questo lo sappiamo tutti, vado in palestra. 5:30, finisce il lavoro, timbri, vai a casa, c'è lì entri in casa e sai che devi andare a prenderti la borsa per andare in palestra.
Mentre fai il percorso, sei entrato in casa, passi in salotto, stai per andare verso la stanza, la tua testa inizia a girarsi, tran 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 tran. E che cosa guardi? Ivano. C'è Ivano a casa tua? C'è il divano? Vedi il divano? Vedi la televisione davanti? Vedi il frigo? Ah, è caldo caldo. E io devo ancora andare a sudare. Nel frigo c'è una, questo è per gli uomini, una birra ghiacciata. Lì c'è Ivano che mi sta aspettando e poi c'è un pulsante, schiaccio e mi guardo qualcosa di bello. La tentazione è facile, non devo sudarmela. Mi siedo lì, mi prendo la birra e basta. La tentazione è precisa. La birra, il divano, la televisione. Non devo neanche mettermi lì a pregare. Signore, voglio capire come pervertirmi. Voglio capire come sbagliare. Voglio capire. Signore, ti chiedo una rivelazione per come perdermi la strada. No, no, non hai bisogno di rivelazioni. Ce l'hai sotto gli occhi. Ce l'hai sotto gli occhi, anzi, la nostra mente è un po' diabolica, ogni tanto se l'hai già studiata un quarto d'ora prima. Già prima di tornare, iniziare a dire la palestra, e già dentro c'erano queste cose. Apri la porta e quindi non fai quei 10 passi verso la stanza a prendere la valigia, la borsa con le cose per andare in palestra. Ed ecco che birra, ti siedi e guardi la televisione, oppure passi al bar, oppure c'hai quelle tue amiche, ci fermiamo lì seduti sulla seduti sul lungomare. Beh, adesso ne sto sparando qualcuna, ma per farvi capire, la tentazione è facile. Non devi sudartela. La tentazione è precisa, non devi chiedere rivelazione. La tentazione è pratica, è veramente un qualcosa. È veramente un qualcosa che tu sai che c'è. Larga è la porta, difatti dice, spaziosa la via. È molto più facile. È molto più facile per la nostra mente. Non devi metterti lì in ginocchio, non devi metterti a pregare, non devi chiedere consiglio a Dio. Per la tentazione ci viene automatico. Ci viene automatico, guardate, se smetto un attimo di pregare mi verrà automatico. Se volete poi vi faccio un elenco di come peccare facilmente, senza doversela sudare, peccare senza sudare. Cosa dite? Scrivo un libro del genere? No. La porta larga, entrate per la porta stretta. La porta larga la prendono in tanti. La porta larga, fra l'altro, non è volersi bene, perché il nemico, quando ti tenta, non è per far qualcosa di bello per te, di piacevole sì, ma non bello. Ti porta qualcosa che produce emozioni, qualcosa che ti fa godere anche, ma che non ti fa realizzare la strada che conduce alla perdizione. Capite? Capite, cari fratelli e sorelle, che non c'è niente di troppo moralista, anche moralistico in tutto questo. Cioè, non vi sto facendo il predicozzo, no, dovete fare i bravi, no. No, 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 c'è uno Spirito Santo che c'ha voglia di realizzarti. C'è questo Spirito Santo che vuole che io e te prendiamo la via della benedizione, via verità e vita, vita in abbondanza, diventiamo così grandemente benedetti che diventiamo benedizione per gli altri, perché abbiamo imparato ad amare. Bene, nel momento che troviamo questa via, che è la via della felicità, ecco che il nemico cercherà, non è che ti manda una cartolina a casa o mette i cartelli, ma a volte sì, bar o cose del genere. O beh, attenzione, ah, che bello, c'è questa mia amica, al posto di andare a dirmi un rosario, adesso mi fermo un attimo con questa mia amica, tanto so già che con lei poi così iniziamo a parlare, a sparlare, gli racconto di tutte quelle mie colleghe o di quei miei colleghi, mi faccio una mezz'ora di godereccia, critica, mormorazione, condanna nei confronti degli altri, che cosa hai fatto prima di cena, sei andata in palestra? Sapessi, me la sono goduta.
Io e la mia amica abbiamo sparato a zero nei confronti di tutto. Che beautiful in confronto era niente. Ce l'abbiamo fatta. Te la sei sudata? No, no, ci è venuto automatico. Guarda, non ci eravamo ancora incontrati, sapevamo già come parlare male degli altri assieme. Tentazione. Piuttosto che altre cose del genere, senza dover andare per forza. Quando parliamo di tentazione pensiamo subito alle donnine, piuttosto che a chissà quale cibo, piuttosto che a chissà cosa. Io vi ho fatto l'esempio, ok, della birra, queste cose, perché era... Ma anche appunto la critica, la mormorazione nei confronti degli altri è molto facile. Se non dobbiamo morderci la lingua, è precisa, parlare male degli altri è pratica. Non è che devi fare chissà cosa lì, non è che devi adesso cercherò di studiare cosa dire sugli altri, no, un fiume in piena diventiamo. Bene, ma mentre facciamo questo, al posto di essere andati a fare un attimo di adorazione, al posto di aver letto un bel libro, al posto di parlare di Dio a qualcuno, di evangelizzare lì, è stato semplicissimo prendere la porta larga che conduce alla perdizione, sparlando magari anche degli altri, e così poi arrivo a casa a cena, come stai? Non stai bene. Perché? Perché ti sei messo nelle mani del maligno. Capito, miei? Avete capito? È una catechesi che riguarda me. Voi siete sicuramente santi, sapete che la tentazione è facile, precisa e pratica, e so che voi non ci cadete. Beati voi che avete resistito alla tentazione, come dice forse Giovanni, dopo ti viene data la corona della gloria. Che bello, beati voi che ci arrivate facilmente. Io faccio fatica a rimanere santo, ogni tanto qualche scivolone, devo andare a confessarmi. E cosa vai a confessare? Che ho sbagliato la via della felicità. Ti dicono, sei felice? Potrei esserlo un po' di più. E come mai non sei pienamente felice? E sai, ho criticato, e sai, ho mormorato, e sai, ho pensato delle cose brutte, e sai, ho pregato poco, e sai, sono arrabbiato, e sai, non c'ho voglia proprio di fare tutte le cose che Dio mi dice, e sai, sono attaccato al denaro, e sai, la lussuria, e sai, sto dicendo i sette vizi capitali per dire delle cose, no? E sai, la porta larga. Bene, questo era forse più un lato anche psichico di come siamo fatti. Cioè, se volete, non è che bisogna essere spirituali per cascare in questo, per non volersi bene. Ritorniamo alla lieta novella. Andiamo all'ultimo versetto. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Stava. Ecco che dopo che abbiamo vinto sul nemico, dopo che si vince sul nemico, io e te siamo fatti per essere vittoriosi in ogni situazione. Questo è il sottotitolo del Il Crocifisso Risorto, del nostro ministero, vittoriosi in ogni situazione. Spero che Dio vi benedica grandemente con questo ministero, Il Crocifisso Risorto, e vi insegni a essere sempre felici. E si è sempre felici se siamo vittoriosi in ogni situazione. Vittoriosi in ogni situazione, che cosa significa? Aver realizzato tutto quello che io e te volevamo? No. Aver imparato a vivere nel modo giusto in ogni situazione, allora siamo vittoriosi. E quando siamo vittoriosi, anche il selvaggio, desolante, distruggente, la parte del caos primordiale, queste bestie selvatiche, ora sono controllate. Gesù stava con le bestie selvatiche. Sembra quasi che dà un'immagine di queste bestie selvatiche che possono azzannarti, a un certo punto sono lì tranquille. Potremmo anche dire che quando si vincono le tentazioni, la parte animale, che è sempre presente, che viene fuori nel deserto e che caccia che caccia le persone, che caccia tutto, adesso ha ritrovato l'armonia. Beh, se pensiamo a San Francesco che addomestica il lupo, è questa cosa. Nel momento in cui noi sappiamo dire di no alle tentazioni, che sono veloci, precise, pratiche, dopo siamo andati a far palestra al posto di aver criticato, siamo andati ad adorare a tutto, abbiamo detto di no alle tentazioni, ecco che il male, queste cose un po' così anche dentro di noi, sono più tranquille, noi siamo più pacificati con noi stessi, con tutta questa parte. E in quel luogo di deserto dove teoricamente non c'è nulla, dice, gli angeli lo osservano. Che bello, quando
quando abbiamo detto di no alle tentazioni, ecco che Dio ci serve, Dio è il nostro servizio. Non perché lo tentiamo, ma perché Lui ha visto che camminiamo nelle sue vie e Dio, nel suo amore, permettetemi questa parola forte, Dio è costretto a benedirci. Dobbiamo costringere Dio a benedirci con la fede e facendo dire di no e dicendo di no alle tentazioni, così Dio sarà costretto a mandare i suoi angeli a benedirci in ogni benedizione. E avremo un'autorità quindi su tutto. Ora Gesù ha autorità su tutto. Qual è la lieta novella? Beh, che io te caschiamo ancora? Beh, se andiamo a confessarci, sì, perché caschiamo ancora. E allora c'è una brutta novella, no? La bella è che Gesù ha vinto. Beato lui. Sì, ma noi siamo figli nel figlio e quindi Cristo ha vinto anche per me e per te. Ha dato una lezione al maligno, sapendo che io e te saremmo ancora caduti, ed ecco che possiamo sperimentare la confessione. Chiediamo a Dio perdono per essere cascati in qualcosa che ci ha un po' rovinati. Ed ecco che allora, per la vittoria di Gesù sul maligno, Dio applica la sua vittoria in noi e nuovamente ci ripristina e ci rende nuovamente vittoriosi. Quindi la nostra vittoria è per grazia. Se possibile, cadiamo il meno possibile e ci realizzeremo di più. Bene. Se volete il percorso completo, come vi avevo detto all'inizio di tutto questo, ci sarebbe destinati alla gloria e te siamo destinati alla gloria. Questo è un audio, lo trovate in ICR Shop, audio destinati alla gloria. All'interno di questo percorso c'erano i titoli da che parte vado, quattro passi verso l'inferno, iniquità e inferno, i tre nemici della vita, porte aperte e vincere l'uomo forte. Se vi interessa saperne di più su questo argomento, avevamo fatto quel percorso. Allora ora andiamo nel deserto con Gesù, andiamo un attimo andiamo a pregare, andiamo da Gesù. Signore Gesù, la scorsa volta assieme a te e grazie a te siamo stati benedetti grandemente. Siamo stati benedetti grandemente, Signore, sapendo che il Padre ha detto di ognuno di noi che siamo figli prediletti, che siamo amati, che Dio ha posto in ognuno di noi il suo compiacimento, la sua grazia, che vuole che tutti noi ci realizziamo. Ed ecco, Signore, che dopo questa bella esperienza dell'amore veniamo guidati verso un deserto dove viene fuori quello che non è amore dentro di noi. Le nostre ferite vengono fuori, tutte le nostre concupiscenze iniziano a muoversi, perché tu, oh Dio, vuoi purificarci, vuoi renderci belli, vuoi renderci vittoriosi. Non vuoi più che siamo delle banderuole guidate dal vento di questo mondo, ma vuoi che siamo guidati dal vento dello Spirito Santo. E allora ecco che ci fai passare attraverso questo deserto dove viene fuori la parte che meno ci piace. Ma grazie per questa cosa, perché almeno sconfiggiamo questo nemico presente dentro di noi. E una volta sconfitto possiamo finalmente entrare nella terra promessa, diventare pienamente quello per cui siamo stati creati. Che siamo stati creati, realizzare il nostro nome nuovo e realizzare poi quello che facciamo. Signore Gesù, stasera ci hai rivelato quanto è facile cadere. Quanto è facile cadere nella tentazione perché è veloce, pratica, precisa, godurioso. Ma tutto questo, questa porta larga, spaziosa, ci conduce solo alla perdizione, ci conduce a rovinare la nostra vita. Ecco che tu hai risposto alle tentazioni con la parola di Dio, cioè tu hai usato la razione, la razionalità sull'emozione. Il nemico tocca la nostra emotività,
il nostro bisogno di consolazione, tocca le nostre ferite e cerca di portarci fuori dalla grazia. Tu invece, Gesù, hai saputo usare la testa, la ragione, la razionalità, dicendo: ma non mi conviene cedere, starò solo male. Non mi conviene perché dietro c'è un inganno. Non solo, hai citato la parola di Dio e hai detto: no, non di solo pane vive l'uomo, no, non tenterò Dio, non vado contro Dio, sto al mio posto. Usando, Signore, questa razionalità, questa chiarezza che era in te, hai vinto il nemico ed ecco che le bestie selvatiche non mordevano più, ecco che le bestie selvatiche sono diventate domate. Ed ecco che poi sono giunti gli angeli portandoti un grande buffet di grazia, ogni ben di Dio. Da quel momento non ti è più mancato nulla, caro Gesù. Grazie di questa lieta novella, perché chiami anche noi a seguire te. Chiami anche noi a fare quello che hai fatto tu, ce l'hai insegnato tu, e ci dici: se l'ho fatto io, lo potete fare anche voi, perché mando in voi lo Spirito Santo, perché ora lo sapete, perché ho sconfitto il nemico e ha perso forza. E se per caso cadete, ci dici tu, Gesù, se cadete, ritornate subito a me chiedendo perdono e io vi perdonerò e per la mia vittoria vi renderò vittoriosi. Padre eterno e santo, vogliamo essere un po' di più come Gesù. Manda ancora il tuo Spirito Santo su tutti noi. Riconosciamo in questo momento i nostri punti deboli. Riconosciamo lì dove ci piace prendere la via larga, dove è facile prendere la via larga. Lo vogliamo riconoscere in questo momento. Quali dei 7 vizi capitali lavorano di più in noi? Magari uno, metà uno, o magari 3 o 4, o magari anche di più. Anche la Maddalena fu liberata dai 7 demoni e poi diventò una delle tue più grandi amanti. Ti amò in un modo esagerato. Libera anche tutti noi da questi demoni, liberaci. Vogliamo rinunciare in questo momento a ogni demone di tentazione, a ogni vizio capitale, a ogni cosa che rovina la nostra vita, a tutto quello che non è secondo Dio, secondo la bellezza, secondo l'amore. Vogliamo rinunciare in questo momento. Rinunciamo a tutto questo per camminare nella bella via della santità. Sì, Spirito Santo, soffia in ognuno di noi. Sì, soffia in ognuno di noi. Sì, lo vogliamo, Spirito Santo, soffia ancora in noi. E oltre che portare a galla il nemico e cacciarlo, oltre che rivelarci le nostre ferite, guariscile. Lì dove cerchiamo consolazione nei modi sbagliati, ti chiediamo: vieni tu invece, Gesù. Vieni a guarire queste ferite, consolaci tu e dacci la grazia di camminare nella bella via della santità, così diventeremo ciò che dobbiamo essere, così sapremo amare e saremo felici, diventeremo donatori di grazie, mentre doneremo sperimenteremo la gioia, perché scritto c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e mentre daremo agli altri ci sarà la moltiplicazione, aumenterà sempre di più. Non solo vedremo gli altri felici, ma anche noi diventeremo felici. La grazia si moltiplicherà condividendola, vivendola, e ci realizzeremo e saremo più che vittoriosi. Maria Santissima, San Giuseppe, o voi tutti i santi dei quali portiamo i nostri nomi o dei quali siamo devoti, vi chiediamo di pregare per noi. Voi che ce l'avete fatta, voi che siete stati felici, voi che avete cantato il Magnificat, pregate per noi, accompagnateci
Aiutateci a vincere. Aiutateci a vincere perché vogliamo essere anche noi, come Cristo, vittoriosi in ogni situazione. Aiutateci a vincere con i pensieri, con le parole e con le azioni, e così giungeremo alla missione della nostra vita e saremo felici, saremo beati, saremo realizzati e saremo grandemente benedetti e diventeremo una grande benedizione per tanti altri. O sì, santi angeli che siete in cielo, e voi anime del purgatorio, pregate per noi perché possiamo realizzare tutto questo e diventare veri cristiani. Siate santi come Lui è santo, e visto che Lui è santo, anche noi diventiamo santi. Vogliamo dirti il nostro grande, piccolo Amen. Amen, Signore. Spalanchiamo ancora il nostro cuore, accogliamo ancora questa chiamata a diventare più che vittoriosi nel deserto, sulle tentazioni. A te, o Padre, sia gloria, a te Gesù sia gloria, a te Spirito Santo sia gloria, come era nel principio, come lo è ora e come lo sarà sempre, nei secoli dei secoli. Amen, 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 alleluia. Alleluia, gloria a Dio, cari fratelli e sorelle, gloria a Dio per questa lieta novella, per queste indicazioni, perché Dio ci vuole felici. Gloria a Dio perché ci ha rivelato un pochettino di cose, ora sappiamo che ci piace peccare. No, non è vero, sì, ci piace peccare perché il peccato, la tentazione è precisa, è veloce, è goduriosa, è immediata, non c'è da sudarci. Ora che sappiamo che ci piace peccare, sappiamo anche che però poi ci fa del male, e allora, aiutati dalla grazia di Dio, dai santi e dagli angeli come abbiamo chiesto, cercheremo il più possibile di vincere tutto questo, cercheremo di diventare il più santi possibili, così saremo capaci di amare e saremo felici, 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 felici. Cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica grandemente rendendovi santi. Prego che Dio vi renda santi, voi pregate perché io diventi santo e quindi diventi felice, avendo aiutato tante altre persone a realizzare il proprio progetto. Un abbraccio a tutti voi, a presto, 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 e mi raccomando, come il crocifisso risorto, vittoriosi in ogni situazione.